Apriamo la diretta Facebook. Salve a tutti dalle telecamere di Radio TV Ponte Grande, come sempre la nostra diretta consueta. Orlando Guerra, Stefania Talarico, Orlando Guerra. Siamo di ritorno e siamo in diretto ritardo, siamo di ritorno dal conservatorio. Oggi Orlando ha fatto due ore di conservatorio, si avvicinano gli esami finali dell'anno accademico universitario del conservatorio, pianoforte. E dovevamo andare a giocare, parlo io in prima persona, dovevamo andare a giocare al calcio Milan, ma purtroppo non abbiamo fatto il tempo. In tempo. Che so, alle prime ritartarugarigie, ma chi mi assomigli? Ma questo è scemo. L'ultima moda. Dicevo, quindi non abbiamo fatto in tempo, e allora corriamo e ci dirigiamo al basket, a località Cassiodoro, praticamente la scuola Cassiodoro. Perché fare la partita. Salutiamo i nostri fan Carlo Canino e Antonietta Scognamiglio. Ciao Emilio Rizzo, ciao. Ciao ciao. E salve a tutti, quindi, amici di Facebook, amici di Yatab, da Orlando Guerra, dalle telecamere di Ponte Grande. Ma perché solo di te, scusa? Io parlo di me. No, vabbè, ma non è che dici tutto da Orlando Guerra, c'è pure. Ma tu dai a riposarti, che sei stanco, che sei uscito dal conservatorio fine del suono. Ma ci sono pure io. C'è pure tu. Oggi quindi basket. Andiamo a fare il suonamento di basket. Lui ho un impegno e un altro qua, non capiamo più nulla ormai. Ma fai schifo con sto occhiali. Ma che so sto occhiali? Sono carini, non vedo niente. Arrivano queste, ecco qua, arriva pubblicità. Queste pubblicità fake. Togliele di nuovo. Queste non pubblicità devo... fake. Fa che ah, sono belle. Va bene, nel senso ti danno questi... Si intrufolano dentro il telefonino. Ancora grazie a tutti voi che ci incontrate per le strade, ci riempite di complimenti. Fategli qualche complimento a questa deficienza. Sì, non mangi con te. Le fa imprecazione. Lei fa dei complimenti. Faccio, no, io non l'ho fatta, l'hai fatto tu, l'hai fatto. No, imprecazione. Io no, non mi sono permesso. Assolutamente. Anche io. Hai fatto tu, io non... Per favore, fate i complimenti. No, ma perché lei, no, aspetta, i complimenti come quei bambini, no? Fai come fallo tipo minaccia, fatti complimenti. Ma che sei scemo, non si fanno queste cose. No, questo, cioè, io volevo dire, non volevo fare quel gesto così, mi è uscito sbagliato. Giornata bella, dai, siamo a 15 gradi, non fa freddo. Mi sono tolti i capelli oggi, perché i ormai... I capelli. Appunto, prima avevi i capelli, non Cioè, te li sei tolti. Sì, io me li faccio crescere come non voglio. Mi è arrivato un messaggio. Non è un messaggio, è un saluto. Stefania, saluta. Vogliamo parlare? Vogliamo parlare? Ah, è arrivato un messaggio. Ah, è che messaggio è? Io dove è sto messaggio? Ah, il tuo cellulare, ma che ne so. Poi ne andremo so. A sbirciare nel tuo telefono. Sì, voglio vedere chi è che ti scrive, voglio vedere. Dai, vogliamo parlare di quello che faremo settimana prossima. Che cosa faremo, dai? È una sorpresa per tutti i nostri fan. Che cazzo parli a fare allora se non glielo dici? Scusami. Però no, glielo dici o no? Cosa la voglio anticipare? Che cosa dice, ragazzi, quello? Vediamo. Prepareremo. Che dice questa? Chiama. Dice? Chiama. Chiama. Chiama, che ne so? Prepareremo, ragazzi, stiamo preparando i personaggi Simpson. I Simpson. Io sono Bart. Tu non sei Bart. No. Ma sempre sbaglio. Ma che dici? Io sono Omar. Omar. Io Omar, quanto è bella. Perché ridi? Ma c'è questo deficiente che ci cammina a due all'ora. Ti vuoi muovere che suona, tardi? Questo è andare a giocare a basket, che andiamo qua a pettinare le bambole. Dai, io sarò Merge Sim. Ah, deficiente! Come pettinare le bambole? Come? No, ho detto non è che andiamo a pettinare le bambole. Quali bambole? Quale bambole? Perché c'è una bambola? Pettinare le bambole. È un modo di dire! Un posso modo cantare? Eri una bambolina che fa nonno. Togli gli occhiali un attimino. Puh! Fa schifo, quando lo fa schifo, fa schifo. Allora, tutti coloro che si sono sintonizzati in questa stanza di grandi saluti. Ho detto chi tanti saluti, arrivederci. Già finita la diretta, dai. No, non è finita la diretta. Ormai, chi è quella che vuole sapere, ha detto che appuntamento ci guarda sempre ieri e non ha fatto in tempo a guardarci. Ah, non me lo ricordo il nome, madonna quanti no, sono, credimi. Sono tanti, veramente. Mangia. Però una persona la voglio salutare. La vorrei. La vorrei. Siccome l'ho incontrata. La vorrei. Io te vorrei salutare. E chi è questa persona? Ma siccome l'ho incontrata tempo fa all'ospedale, è una dottoressa, una mia cara amica, si chiama Cristina Nesta. Ciao Cristina. Cardiologa. È una cardiologa, è una la bravissima dottoressa Cristina, persona. Che poi tra l'altro... Mi mancano le giornate che passavamo insieme, che trascorrevamo insieme al mare e mangiavamo quegli arancini sulla spiaggia. Sempre sti arancini! Perché ma sono famosi ormai, vi spiego, ecco perché ormai ci sono questi arancini che
sono le arancine di Montalbano, i famosi arancini di Stefania, no? Sono poi praticamente è la mamma di un ragazzo, perché Orlando nel momento di un traghettamento estivo, di una scuosietà, un'altra, vabbè, non stiamo qui a ripetere la situazione per chi ci conosce, la mia amica che ha la sa, no, sto dicendo un'altra cosa. Orlando non giocava né con i pulcini né con gli esordienti, ma ha traghettato e a quel punto giocava con i primi calci, insomma. E sì, quindi praticamente c'era questo, c'è questo bambino, che ora non ricordo come si chiama, questo bambino che è la mamma, appunto, abbiamo conosciuto, poi con gli arancini, con tutto Gennaro. Quello che... Gennaro, come ecco, fai a dimenticarti di Gennaro? Gennaro, e quindi praticamente da lì nasce il fatto che poi gli arancini, perché poi sapete benissimo, questa pubblicità aggressiva, devo vedere cosa è successo. Vabbè, dicevo, quindi Orlando, sapete benissimo che l'estate prenderà, come dire, servizio, se vogliamo, se mi consentite la parola, prenderà servizio, anzi, soprattutto la cintura la dimentico sempre. Dicevo, prenderà servizio nel beach soccer, che sarebbe appunto il calcio sulla spiaggia, del Catanzaro, tra parentesi, con Mister Lello Moniaci, e quindi ritorneremo anche quest'estate ad incontrarci. Speriamo di incontrarci. Comunque si è aperta, cioè, è nata una bella... Vediamo un po', comunque, perché quest'estate hai vari è nata una bella amicizia, la volevo salutare perché so che certo, ci segue, certo. E grazie, perché quando sei, cioè quando la incontro è sempre disponibile, è sempre insomma disponibile. Grazie mille, ciao Cristina, e gli do del tuo perché mi concede di farlo, e lo faccio. E quindi chi è questa che viene ora? Vedi un po', Anna Maria. Salutiamo un pochettino di amici: Salvatore Pitari, Tonino Puleo. Ciao Salvatore. Anna Maria, Giacco, Luciano Scerbo, Giorgio Galatto, Clara Perricelli. Salve, signora Clara, ciao. Guglielmo, Girolamo Santocono, Maria Storino, Fabrizio Fabiano e tantissimi altri. Insomma, sono tanti. Quanto siete? Com'era bella, Rosina mia. Non continuo perché qua ci sono due parolacce. Ma che non c'è? Dove stiamo parlando? Vuoi continuare tu? No, guarda. Oggi continua, è giovedì 21 marzo, oggi entra la primavera, ragazzi. Oggi è primavera. Passeremo. E che succede? E vedere com'è la canzone, vedere rotte. Primavera, svegliatevi bambini. E passeremo un'altra stagione con Codesta. Con Codesta? Senti, e oggi è primavera, una giornata non brutta, ma nemmeno tanto bella. In primavera che succede? E germogliano, vabbè, i fiori, il pesco, Poi primavera si innamora in primavera, e di chi mi dovrei innamorare io, fammi capire, che ne so. Ma l'avete visto? Io del portafogli al massimo. Orlando, io oggi, quando io, sei uscito, io mamma te tu passeranno per tu, ma che c'entra? Quando sei uscito dal conservatorio ti sei prolungato con una forma femminile. Non devi distrarre. Era una sagoma, come sei. Abbiamo studiato. La signorina. Lui bello, tranquillo, aspetta. Non devi distrarre. Giocare a calcio, basta, non devi distrarre. Abbiamo studiato tanto. No, non hai capito, non ti devi distrarre ad andare a calcio, devi continuare con le signorine. Non mi fa venire! Che consiglio che gli dà sto papà? Guardalo, guarda. Io ho detto che il calcio non si tocca dopo le signorine. Prima le signorine. Dopo il calcio. Prima l'amore. L'amore, le signorine. Salutiamo gli amici della Tana del Polpo. Ciao ragazzi. Ma perché lì le salute? Voglio andare a mangiare, voglio andare a scoccare la polizia. Ciao, no, però noi abbiamo il viva voce. Per adesso non ci hanno arrestato, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, signorina. Siamo scappati. Signorina? Chi è? Signorina. Chi è? È tornato di nuovo. È la pubblicità che abbiamo vedere Elio cosa deve fare. Signorina. Ma che dice? Mi fate parlare. Signorina. Grazie, chiedo scusa. C'era una che ci quando guardava. Veniamo lì, no? Un pochettino un po' l'avvelenate. Date qualche Ma mangiare. Che dici? No, stavo parlando con un'amica della signorina della Tana del Polpo. Che cosa ti succede? Ma che ne sai se c'è una signorina? Non lo sai, non li conosci. Ma c'è sempre una signorina in un ristorante. Ma poi chi te lo dice che lei non le conosce? Ma c'è sempre. Ah? Chi te lo dice che lei non li conosce? Lui, lei, lì, là, la chi lei non li conosce? Chi è il soggetto? Chi te lo dice che tu non conosci? Le conosco, io ho detto tutto, ho fatto il militare io in Alto Adige. Cuneo, l'hai fatto 3 anni a Cuneo? No, io l'ho fatto a Bari. 48esimo battaglione Ferrara. Fanteria. Ma
perché prima ero aeronautica, poi marittima, poi erano passata. Erano le natiche prima, poi vabbè, era... Quale natica? Aeronautica, non le natiche. Ah, allora è vero che non sai parlare. Ma perdonatemela, scusate, è deficiente. Non conosce l'italiano. Dai, cantami una bella canzoncina, Orlando, dai. Vai, Orlando. Però in arabo, cantami Aisha in arabo. No, ragazzi, non vi voglio raccontare un aneddoto. Ma veramente, non scherzo. Questo chiamai, chiamai Orlando, è a vero. A proposito di messaggi. Dimmi, questa è la signorina. Dai. Veramente, chiamai all'Ipsi. Ho chiamato all'Ipsi, ma veramente, per sapere delle informazioni, mi parlavi in arabo. Sì, sì. Ma non lo so cosa gli è successo. Perché? A me in arabo. E poi mi misi pure io a parlare. Mi trovavo in ospedale per mia mamma e poi le persone ridevano. Perché poi mi hanno detto, ma cosa vi dicevate? E io ho detto, no, abbiamo parlato di alcune... No, che... In arabo. Quale canzone? Aisha. Aisha! E che temo è? Chi è? La tana del polpo. La tana del polpo. Allora, saluti a tutti. Non c'è una signorina, si chiama Marco. Hai visto? Avevo ragione. A Marco! Lo so che cucinate bene alla tana del polpo, mi hanno parlato bene, dobbiamo venire a mangiare. A Davoli Marina, andateci perché dal punto di vista culinario sono veramente spettacolari. Culinario! Ma perché devi dire sempre le parolacce? Ma non è una parolaccia! Culinario! Si dice cucina. E cucinate bene, si paga poco, però Marco, una signorina ci vuole, ho capito. Attira come una calamita. Tu vuoi mettere Marco con Marca? Marca, proprio non lo so. Sarai un ragazzo carino, bello, grande, non lo so, non lo conosco. Vabbè che noi veniamo lì a mangiare, ma la signorina fa dopo. Io sinceramente Marca non l'ho mai sentito. Con calatana del polpo si cucina bene. Si cucina, loro cucinano. Che vado a cucinare io. Cucinano, noi si paga poco. Noi si paga talmente poco che non ve ne accorgete. Ma non è vero. Dai, i prezzi sono in base alla qualità. Si paga ragazzi, in base alla qualità. Parliamoci bene. A Davoli Marina parliamo, cioè diciamo a. Com'è? Distanza buongiorno, zero. Signora, a chi saluti? Deficiente, mi sto parlando. Una mia fama. Ma non stai zitto! E tutto distanza zero, insomma, lì c'è chilometro la... Distanza pubblicità. Dicevo, distanza zero, chilometro zero, siamo lì! Ma no, il pesce è fresco! Direttamente loro vanno con la canna, pescano il pesce! Che vedi che sei sempre. Sei sempre lì sulle parolacce. Che canna. Quale canna? Chi ha detto canna? Tu. Quale canna? La canna, questo diceva lui. La canna da pesca, deficienti! Uno va con la calavilla, già, pescano il polipo. E lo cucinano. Il merluzzo. Vabbè, non si mangia solamente a pesca pesce. Azzurra, la si mangia anche la pizza, che fanno delle buonissime pizze. Quando mettono quelle foto in internet, ragazzi, evitate. Ma perché non ci vai? Scusa, me l'ho capito. No, però, noi non ci siamo potuti venire ancora per impegni, perché codesto è sempre impegnato. Perché siamo sempre in diretta, come facciamo? Dobbiamo fare una diretta proprio dal ristorante. Dobbiamo andare lì a fare una bella ripresa e poi metterla sui nostri canali TV e radio. Certo. Dobbiamo farla, la faremo naturalmente a costo zero. Devo fare un saluto. Fai un saluto. Fallo. Tra l'altro, ne parlavamo prima, mi hai chiesto di salutarla Maya, la mia compagna di conservatore. Ma guarda tu, Maya! Che grida! Maya! Chi è Maya? La Maya desnuda. Ah, la tua compagna! Sarebbe quella signorina che ti sei intrattenuto? La Maya desnuda era il quadro del Goya. E il Goya ti manderei alla gola! E la Maya desnuda. Ma la desnuda. Ma quale desnuda? La Maya! Come si chiama? Maya. Ma Maya è una signorina che suona violino, lui suona pianoforte, fanno il violino al pianoforte e si coagula. Il violino è quello che fa. La sido. Puh! Non c'entra niente! La sido la fa. Ma la fa. E sei una bambina. Domenico Modugno. Stavo dicendo, questa signorina lui si è intrattenuta. Ma non è vero! Ma non è vero, sono andata a mente all'ora. Non gli andavo a 100 all'ora per vederla via. Ma questa è scema però, Mi tolgo la cintura perché siamo arrivati. Mo si mette a suonare tutto qua, né? Allora dicevo, ancora abbiamo molto tempo. Possiamo parlare, possiamo scherzare. Insomma, Maya, la vuoi salutare? Saluta Maya. Salutiamo Maya. Ti scrivi. No, com'era bella Maya mia. Ma non era così. Non è così. Prima Stefani era scema. Prima stupida. Ora è rincoglionita, cioè, adesso ho la mania del canto. Lasciatemi cantare.
Dio mio. Oh, la torre del polpo, la pizza, la pizza, la pizza. Mi piace la pizza, sì, sì, stasera voglio mangiare la pizza. Così, ti è venuto a casa. Però non hai cantato in arabo, dai, improvvisa una canzone in arabo. Aisha, Aisha, è mamma da! Come? No, Aisha di tua madre è un modo di... ragazzi, Aisha. È brutta brutta. Perché Aisha? Aisha è Aisha, no? E che vuol dire Aisha? Aisha di tua madre, cioè praticamente però sto a spiegare. Aisha sto a spiegare. È un nome, un nome di Aisha donna. È mamma ta, nel senso il nome di tua mamma è come dire Anna di tua madre, no? Aisha è mamma ta, è un modo di dire. Perché, scusa, ma sai quanti pollici giù avrei? Ma non andate dietro a questa sceva. Aisha di mamma ta è un modo di dire. C'erano due ragazzi che ci stavano guardando. Sì, ci guardavano, io la guardo. Ciao ragazzi, guarda. Ciao. Ciao, è scemo. C'è anche questo. Allora, noi cosa dire? Cosa dire? È una giornata, insomma, all'insegna della felicità. Sciapa, sciapa. Se non ci fosse questa cretina, ci fosse qua io. Sta entrando le pubblicità, non ho capito se le manda Elio o non le manda nessuno. Cioè, se non ci fossi io, no? Se non ci fossi io a rallegrarti le giornate, dico, tu come faresti? Ho la gomma di costi. Perché ogni tanto si sorrido, se parla bene, se parli male, te capisco. Ho detto il dentista che devo masticare la gomma. E ma se tu mastichi mentre parli, non capisci un cazzo, non riesco. Scusa, parli in italiano, parla in dialetto, culo. Scusami, dove la metto la gomma? Ma metti il culo, dove vuoi, però allora. Dove la metto la gomma? Ma metto di lei dove la metto. Ma si parla anche toscano. E io toscano, no, toscano io. Il toscano è facilissimo, basta mangiare la C. Basta mangiare la C, il toscano è facilissimo. È facilissimo il toscano. La C. La hoja hola con la cannuccia. La cannuccia te la mettere in bocca. Bello, la cannuccia te la mettere la cannuccia. Dai, dici qualcosa tu con la C. Parla italiano. Io non dico niente. E no, non è. Però se non c'è niente, mi hai sputato in bocca. Ma non c'era la C. Ma la C devi fare con la... Ma che mi interessa? Ma non devi... cos'è, spiegò il cammello? Scusa, non ho capito. Se io vi dico andate a fare... E io devo andare al culo, capito? Facciamo uno a uno, palla al centro. Questo è il concetto. E allora io mi porto tutto questo coso, bealuto. Perché sono meno che un quarto. E meno 10 inizia a giocare. E se la gioca, ho un culo così. Che cazzo hai avuto a fare se non va a giocare? Ma iniziano alle 18. Alle 18, ma ancora 15 minuti. Calcola che è 5 se la mette a fare la pipì. E 5 a spagnarsi. E che cazzo va a fare? Sono inizio, scusami. Questo è un discorso italiano. Mi metti sempre una nuova. Questo è spagnolo. Non è spagnolo. No. Che cos'è questo? È toscano. Toscano. Chi? No. Io non ho mai fumato il toscano. Non mi cominciate a mettermi come in bocca no? Cosa ma... non uso. In bocca aspetta, non ti metti toscano. Ma serio. Io in bocca non ti metto niente. No, tu lo metti in bocca? Io no. Io sono al massimo il chewing gum. Il chewing gum. Il chewing gum. Il chewing gum. Io in bocca mi metto... Il toscano l'ho messo un giorno perché schifo. Eravamo... No, aspetta, scusa. Mi sposto proprio dalla telecamera. Si chiama sigaro, il toscano sigaro. È vero. Quella è vero. Signorina da dietro è molto più bella davanti. Non ho capito come mai. Però vabbè, la... Lui guarda solo tutti i lati, il lato B di tutte le donne. Chiamami adesso! No, perché... E tu che faresti? Che cazzo arrivi? Che faresti? Oh, dentista, mi ha sputato tutto il lavoro. Che faresti tu? È malato. Ma perché non mi usciva? È un po' malato, dai. Allora, ragazzi, io vi saluto, ho parlato in toscano, ho parlato in giapponese abbiamo parlato. Giusto. E la dice quella, cioè quella scatole, sta pubblicità. Le scatole, sta pubblicità. Vi saluto e vi salasso. E poi te lo dico. E ascolta. Questa la dicevamo così, in dialetto, giusto per scherzare. E allora si però può fare in questa maniera. Poi dico la mia. Si può fare così. Siamo in diretta. Ma c'è una diretta, adesso veniamo. E le coach che ci chiamava dice, che cazzo è andata a fare, se non venite ad allenarmi, ti metti a fare la diretta. Ma che cappa da fare? Questa pubblicità ci ha rotto il cazzo, eh. Allora, stavo dicendo, quindi. No, pezzi più. Dov'è? Aiutato. Dov'è? Aiutato. Lo slogan per il saluto, dai, salutiamo, dov'è? Dai. Cosa dov'è che hai perso? Il filo. Dov'è il filo? È un modo di dire, deficiente. Il filo del discorso, dai. Allora, noi vi salutiamo, ci riprenderemo un'altra diretta per oggi. Saluto da Orlando. Stefania Talarico. E Orlando. Pio Guerra. Orlando. Orlando sono io. No, io sono Orlando. Ah, ma comincia, Orlando sono io. Basta.
No, questi tutti ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale su Radio TV Ponte Grande. Non andate via, perché ci ritroveremo. Ciao ragazzi, alla prossima. Se corre che è tardi. Ciao, si corre.